settori distributivi. L'errato rapporto tra scuola e strada qui descritto è la conseguenza di un problema urbanistico non risolto. La struttura scolastica va inserita organicamente nella struttura della città. Essa è una componente fondamentale della pianificazione urbanistica e quindi va determinata in sede di programmazione territoriale. Ne consegue infine che la scelta del terreno su cui deve essere edificata la scuola non può essere casuale, ma deve essere subordinata alle relazioni che la scuola deve avere con gli altri edifici o centri della città. La distinzione dei percorsi pedonali casa-scuola da quelli del traffico meccanizzato, un'efficiente rete di servizi pubblici che assicurino un facile e rapido accesso ai complessi scolastici, la sicurezza infine di questi percorsi e la loro configurazione tale da rappresentare di per sé un fattore educativo, sono condizioni che si realizzano sulla base della piena esplicazione dei fini rinnovatori e stimolanti della pianificazione urbanistica. Educazione. Ma alle nuove necessità la scuola tradizionale è assolutamente inadatta, non solo come spazio sempre insufficiente, ma anche come condizioni igieniche. L'illuminazione è mal distribuita, in alcuni punti essa è eccessiva e dà luogo anche a fenomeni di abbagliamento, mentre in altri è insufficiente e determina tra l'altro errate posizioni dell'allievo, fino ad obbligare l'uso continuato della illuminazione artificiale. Anche da questo punto di vista, anche l'acustica è spesso difettosa e si traduce in un cattivo rendimento didattico. A ciò contribuisce la eccessiva altezza resa necessaria dalla scarsa ventilazione, che potrebbe essere sostituita da una ventilazione meccanica, o potrebbe anche essere un'attività extracurriculare. Le nuove esigenze pedagogiche richiedono quindi l'articolazione dell'aula in spazi differenziati per le varie attività e in parte al chiuso e in parte all'aperto. Aula, spazio al chiuso e spazio al coperto per il lavoro, aula all'aperto e giardino.
Sotto questo punto di vista è preferibile sostituire sulla ventilazione e sull'organizzazione dei servizi igienici, norme che costituiscono una grave remora all'affermazione di schemi distributivi scolastici più aggiornati, più adatti alle esigenze di una scuola pedagogicamente nuova. È facile osservare che l'applicazione di quelle norme non sempre determina condizioni igieniche soddisfacenti, condizioni che probabilmente si potrebbero ottenere più efficacemente adottando mezzi meccanici di ventilazione e quindi individuando disposizioni distributive nuove. Recenti esempi di scuole secondarie americane mostrano l'applicazione sistematica di illuminazione e ventilazione artificiali, cosa questa resasi necessaria per poter realizzare. È necessario poter graduare e governare opportunamente la illuminazione mediante spazi eccessivamente grandi, senza una precisa ottimizzazione, specialmente quando ciò va a detrimento della superficie delle aule, che invece, per le molte necessità dell'insegnamento attivo, deve essere piuttosto grande. Alle funzioni didattiche. Il divario tra spazio architettonico e necessità dell'insegnamento di oggi è, dopo il problema urbanistico, il fatto più grave della scuola. Anche in un refettorio lo spazio insufficiente dà luogo ad un diseducativo affollamento. Esso, cioè, rende impossibile di utilizzare la refezione per sollecitare nell'allievo l'apprendimento di norme di educazione e di igiene. D'altro lato, il deficiente controllo del soleggiamento rende fastidiosa la presenza del sole nel refettorio, che pure da un accorto soleggiamento può ricavare motivi di gradevolezza spaziale. Piastra che paiono essere i più idonei per i nuovi sistemi e metodi didattici. In questa scuola americana gli spogliatoi occupano gran parte del perimetro dell'edificio, i servizi igienici sono interni e così diversi locali di insegnamento. Due piccoli cortili, più che a scopo di illuminazione, sono stati previsti per costituire luoghi di interesse spaziale. È importante sottolineare che l'uso dei mezzi posti a disposizione della tecnologia è richiesto da precise esigenze funzionali determinate da metodi pedagogici. È indubbio che i principi della moderna didattica determinano esigenze. La sostituzione di nuovi spazi scolastici a quelli vecchi non deve ridursi ad una superficiale opera di razionalizzazione, e cioè alla sola migliore condizione di pulizia, di sufficienza di caratteristiche ambientali, di adeguatezza di superfici. È indispensabile
responsabile invece individuare le caratteristiche igieniche distributive del tutto nuove dello spazio scolastico necessario ai nuovi principi pedagogici. Da questo punto di vista, la creazione di un arredo scolastico nuovo è qualcosa di più della sostituzione del vecchio banco fisso di legno con un banco a sedia staccata in tubo di ferro e laminati plastici, ma significa soddisfare in maniera esatta alle esigenze del tutto originali delle attività di un moderno insegnamento. In questo senso, al concetto di banco va sostituito quello di tavolo di lavoro, integrato da armadi per materiali didattici, da cassetti individuali degli allievi, da lavagne e pannelli di uso collettivo. Questo arredo è richiesto dalle attività tipiche dell'insegnamento attivo. I principi di questo insegnamento. Un fatto che per ragioni economiche o per poca attenzione viene spesso trascurato è quello degli spogliatoi, e ancora oggi in troppe scuole ci si accontenta di disporli lungo i corridoi. Questa disposizione è tuttavia sconsigliabile da tutti i punti di vista, anche igienico. Sarebbe necessario prevedere locali appositi per spogliatoi annessi all'aula e opportunamente ventilati, o se si vuole adottare gli spogliatoi lungo il corridoio, bisogna che ad ogni allievo venga dato in dotazione un armadietto. Anche gli armadietti vanno ventilati. Ma anche cambino le scarpe. Insistere sull'eccezionale importanza igienica e ricreazione e gioco, lezioni e ricerche, comprensione dei fenomeni naturali e attività di gruppo, educazione fisica e lavoro, attività libere e igiene del giovane, sono possibili a condizioni che esistano spazi liberi adeguati. Essi devono essere però opportunamente e specificatamente disposti, attrezzati e caratterizzati. In troppe scuole... Si debbono avere almeno i seguenti spazi all'aperto. Fasce di verde attorno alla scuola. Superfici per lezioni all'aperto, per ricreazioni e per lavoro. Palestra all'aperto. Porticati e tettoie sono necessari a corredo degli spazi aperti, sia per specifiche... e personale adeguati. In
questo quadro rientra l'utilità di prevedere, specialmente nelle scuole di grado inferiore, una buona fisica, ha come conseguenza anche quella di inculcare nell'allievo il rispetto della propria persona, ad insegnargli come cosa necessaria l'adozione continua e naturale delle norme igieniche. I gruppi igienico-sanitari vanno considerati come fattori importantissimi dell'educazione in genere, oltre che all'educazione alla pulizia personale. Quindi essi vive ed igieniche nuove. È importante individuare queste esigenze e non accontentarsi di soddisfare le condizioni igieniche della scuola tradizionale. Quelle esigenze hanno definitivamente sostituito alla scuola tradizionale, formata da una serie di aule uguali tra loro, disimpegnate da un corridoio, un organismo comprendente ambienti diversi per caratteristiche, in ciascuno dei quali si svolgono determinate attività. La stessa palestra è divenuta anche luogo di manifestazioni e di attività collettive. Ambiente che deve essere integrato da un'adeguata superficie all'aperto. Differenziare la palestra ed in genere gli spazi per l'educazione fisica a secondo dello stadio di sviluppo fisico e psichico dell'allievo, con una escursione di caratteristiche spaziali che vanno dal locale per la ginnastica correttiva alla palestra per complesse attività atletiche. Queste attività non debbono tuttavia trascendere in un agonismo fine a se stesso e contrario ai principi pedagogici e alla unità educativa con tutto il resto che sono propri di una corretta concezione dell'educazione fisica. La palestra deve essere corredata di spazi per spogliatoi, per docce e per servizi igienici progettati con esattezza. Thank you.